Invece era un montone di panni. Ecco qua, mo mi devo riposare, ma venite voi. Non vedi, che bello debutto facendo ieri sera, Gesù, io non ho visto pubblici scostumati, ma non ma questa. Già, Dio ci nasconde i libri dai signori. Facevano i spiritosi, facevano. No. Chi la facette era per Nacchi? Io ne avete uno che mi facette impressione. E chi ci scordo chi? Fosse stato un locale popolare, va bene, uno fa finta che non se ne accorge. Ma un locale signorile, che maniera. Ecco. Che se ne vado? Che ti è successo? Ci abbiamo fatto la croce. Io in questi paesi non ci vorrei mai venire, perché poi lo so come va a finire. E tutte cose per caso del pernacchio vostro, guardate qua. Vi ricordate quando ieri sera io ricevo chi ha fatto il pernacchio? È un corrupto. Ecco, poco fa sono uscito per fare due passi, per prendere una boccata d'aria lungo il mare. A un certo punto mi si avvicina un signore e mi fa: a ieri sera ho pernacchio la prima attrice, giova gentile, ma il cornuto sei tu. Come? Io quello stavo per rispondere, ma non me ne ha dato nemmeno il tempo, Mi ha dato uno schiaffone, mi ha dato. E mi ha scommato di sangue, guardate qua, guardate. Ma chi è stato? Madonna, guardate, guardate. Io come mi presento, stasera pubblico. Madonna. Come mi presento? E poi aggiunto, ditelo alla prima attrice che questa sera ce ne ha vaccinato, perciò donna Vio, la devo accorta, Ovvero, Ovvero. E io stasera non recito. No, signora! Voi quando pubblico come da mettere mano? Fanno i fischi, pernacchio. Voi hai da ringraziare sempre. Come? Quello mi ha scommato di sangue e ho ringrazio pure. Io pubblico. Nene, ma voi fosse pazzi, voi addirittura sparimo a bucare, levate sta roba, chi sta dal vento, non è una passaria. Io lo so, due pannucce. La vedi levata. Che ti levarà? Ma non è possibile, maronna mia, ma non è possibile, sta a bucare. Ma ci sto solo, non è che sto solo, non è che sto solo. Che cosa fai di notte? Gli squilli si sentono da fuori! Che succede? Che sta succedendo? Non è detto, ma mi pare che si possono spendere i panni qua fuori! Ma caro Vincenzino, mi pare che la cameriera ha ragione! Avete creato dei problemi da quando siete arrivati.
Ma che modi, non è possibile! Io tengo dei forestieri che devono dormire. E si mo dormono fino ai 6. Eh sì, mo devono dare conto a voi. Però non gridate con noi, per favore non gridate, tutti calluccano a casa. Guarda, don Alberto, abbiate pazienza, abbiate pazienza, ma come... Oggi no, qua dobbiamo chiarire le cose, eh. Io mi feci venire qua a Bagnoli a recitare perché conoscevo Vincenzino, conoscevo l'impresario del teatro e volevo agevolarvi. Ma santo Dio, voi avete messo l'albergo sotto sopra. Addirittura spannimo bucate qui fuori, non c'è nulla. Ehi, mo bucate, come se fossero coperte o lenzuole. Il era tutta biancheria. Intima, intima delle signore. Mutandine, calzettine. La verità vera è che la cameriera ci ha preso in antipatia da quando siamo arrivati. Abbiamo sentito ieri sera i commenti della Carvito. Ma sono arrivati i salti in banca, sono arrivati i morti fame. Ma non è possibile, non è possibile. La cameriera è tanto carina, insomma la guastate, non me la guastate. Ma chi me la guasta? Ma se tu sei cameriere devi rispettare la clientela dell'albergo, soprattutto a noi che siamo degli artisti. Artisti, no? Poco di decenza. A proposito d'artisti, non c'è nulla. Ieri sera a teatro è stato un inferno. Il pubblico è rimasto scontentissimo, deluso. Ecco la parola, deluso. Freddina, ma noi lo sapevamo. Questo non è un pubblico di una stagione al chiuso, invernale. Questo è un pubblico balneare. Bravo, è un pubblico balneare. Infatti pensate che a quelli piace camminare. Pensate che seduti tra la platea non ci stava nessuno. No, quelli camminavano tutti quando attorno, mangiavano il caramello, il gelato. Ogni tanto si affacciavano, ma non è finita ancora. E poi continuavano a camminare. Una promenata. Ma era un pubblico fine. Ah. Oh, era educato, educatissimo. Pensate che sul palco non hanno tirato niente. No, non è così. Ah, non è così. No. Voi avete presentato certa gente. Ah. La prima attrice è incinta. Ah, si vede. Si vede, una pazza d'acqua. Sta un poco incinta, sì, al quinto mese. Oh. Siamo al quinto mese, ma guardate che noi venivamo stanchi da un viaggio da Canosa di Puglia, pigiati in un vagone di terza classe, nausea, svenimenti. Non abbiamo potuto mettere neanche il busto. No, quello stava stanco. Stava stanco, ma stasera vedrete, se stasera sarà riposata, mettiamo il busto, io tiro di qua. E io tiro di qua. E stasera vedrete un pochino di Vespa. Ma speriamo, speriamo. Servo Don Alberto, servo. E Dogena, e facciamo presto che troviamo i negozi chiusi. Sì, avete ragione. Con permesso, caro Don Alberto, dobbiamo andare a fare un po' di spese. Per me andate, con permesso. Andate, prego. Oggi no. A proposito di spesa, ieri sera il direttore dell'albergo se l'è presa con me. Dice che voi ieri avete cucinato in camera, vicino alla vostra stanza. E a vostra. Ci sta una signora forestiera che soffre d'asma. Le venne uno svenimento, non si riprendeva più. Ma guarda, Don Alberto, che la forestiera soffre d'asma. L'avete detto pure voi. Anche se accendete una sigaretta, che la si sente male. È un'altra esagerazione della cameriera. V'ho pregato, non mi toccate la cameriera. Ma non bella tocca, ma figuriamoci, noi eravamo stanchi. Figuriamoci se ci mettevamo a cucinare lì dalla stanza. Che abbiamo fatto? Due uova al tegamino, che si vanno pure sopra un candelotto, e che più? Un chilo e mezzo di alici fritte. Ah, già, le alici, sì, le compriamo qua fuori appena tirata la rete, vabbè, erano vive, sì, argento vivo, una poesia. Sì. Oggi no, ma non si può fare questo in un albergo. E se qua tutti quanti ci mettessimo a cucinare? Ma tutti siamo d'accordo, ma noi siamo artisti. Beh, caro Don Alberto, qui è meglio mettere subito le cose in chiaro. Noi siamo artisti. E per quel poco che si guadagna non possiamo mangiare in una trattoria, dobbiamo conservare per i periodi di magra. Il teatro non dà un gettito continuo di contratti, avete capito? Non c'è nada, ma io ho capito, ma non vi preoccupate, ho parlato col ristorante qui sotto, di fare il prezzo fisso. Ma abbiamo mandato lui a vedere quando è stato questo prezzo fisso. Voi 50 a persona. Ma non c'è nada, voi vorreste spendere meno di 2,50 a persona in un posto di villeggiatura? In piena stagione. Ma guarda, Don Alberto, noi siamo 6 persone, 2,50 persone, poi quando fai il prezzo fisso e le sue porzioncine devi mangiare almeno 2 volte al giorno. Allora. Ma non vi date preoccupazione. No. Noi siamo attrezzatissimi. Ah. I tengo una boate. Come?
I tengo una boîte. Una boîte. Ah, capisco, è un francesismo. No, non una boîte napoletana. Me lo da un salumino che sta a Napoli, sopra Magno Cavallo. Chi lo sorrendino, ti mi baffo, quello tanto simpatico. Tutto rosso, tutto rosso. Quello lo, quando lo usa per la conserva, poi lo passa a me, io lo porto dallo stagnare, chi lo usa fornacello. Fornello portatile. E non è neanche pericoloso come quello a petrolio e a benzina. Mm. Senza contare che quando lo utilizziamo per i viaggi, non è stato un neo, lo utilizziamo come bagaglio presso. Sì, sì, ci mettiamo dentro i copioni. Gli avvoltoi, capelli di scenari, sì, poi abbiamo piatti, bicchieri, forchette, casseruole, tegamini, la grattugia, la padella, tenemmo pure la macchina per fare le tagliatelle, guarda Don Alberto, ma vediamo. Allora, vabbè, ho capito, ma mi raccomando, ogni anno, prestate attenzione. Non vi date preoccupazione, no. Stasera cucineremo nella sua stanza. Qui nella tua stanza, perché la sua. La sua da sul mare, così i fumi andranno verso gli scogli, nessuno si accorge di niente e la forestiera starà bene. Ma non vi date preoccupazione, caro Danno. Speriamo. Adesso con permesso dobbiamo andare. Chiudere sì, i negozi, avete capito? Andate. Con permesso. Andate. Andate stasera siete ospiti miei, se siete liberi. Ospite, a cena, noi siamo liberi, liberissimo. A che ora? Una volta terminato lo spettacolo, dopo lo spettacolo. Ma prima, dopo, per noi non fa differenza, ma possono venire anche le signore? Ah, certo, tutta la compagnia. E dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Una volta terminata la rappresentazione verrò a prendervi in palcoscenico. Ehi, ma caro Don Alberto, noi vi abbiamo visto ieri sera in mezzo a quello sciame di belle ragazze. Gli amici vi rapiscono. Quello si dimentica. Permettete che organizzi. Ma prego, organizzate. Ho detto che posso prendere. Facciamo tutti. Aspetta, tu ti metti dietro la quinta. Tu con l'entrata secondaria, io mi metto al centro della piazza. Chi lo paese è piccolo? Chi lo vede prima? Donna Alberta! Ci riunimmo e facciamo una sola imbarcata, avete capito? Vedrete, caro Don Alberto, vi divertirete, noi siamo gente simpatica. Speriamo. Vi divertirete, con permesso, caro Don Alberto. Andate. Servo. Mi raccomando, lo spettacolo di questa sera. Ma caro Don Alberto, voi ci offendete. No, poi cioè, ieri eravamo nuovi di questo pubblico, non conoscevamo questo pubblico, questo è un pubblico... Sì, è un pubblico esigente. Bravo, vabbè, quello... bravo, lui trova sempre le parole giuste. È una pubblica esigente, ma stasera vedrete, presenteremo un lavoro di un autore napoletano, ma la novia di Libero Voglio. Ah, sì, ma si può provare qua. Ah certo, a quest'ora stanno tutti sì, al mare, provate, non vi disturberà nessuno. Ah, sì, sì. Provate. Così, però questa è una sala ampia, ariosa. Sì. Avete visto ieri sera? Incertezze? Malumori? Qualche fischio? Ma vedrete, Don Alberto, stasera ci sarà la reazione. Speriamo, Gennaro, speriamo. Stasera il pubblico reagisce seriamente. Con permesso, Don Alberto. Arrivederci. Ma brava, ma che bella sorpresa, Piccia. Che bella sorpresa. Che fai? Stai fermo. Oh, come potete vederci? Ma quest'ora stanno tutti al mare. Sì, ma questo... non è proprio il momento adatto. Vice, siedi. Se tu sapessi. Ma cos'è successo, Vice? Vice, parla, io non so come ti vedo. Vice, c'è qualche novità? Una novità, sì. Che io aspettavo. Ma... non è possibile. Eh sì, caro, è proprio così. Ma che gioia. Cara, Vice. Che... io sono pazzo di gioia. Ma... a te fa piacere? Immensamente. Ah, e mamma non sa niente? Sei pazzo? Va bene, Bice, non preoccuparti perché io sono un galantuomo e conosco il mio dovere. Vorrà dire che mi presenterò a lei, le spiegherò come stanno le cose e le chiederò la tua mano. Eh no, caro, questo non può essere. Ma perché? Bice, tu in fondo fra qualche mese sarai madre. Di mamme, posso esserlo anch'io. Ma dice, sentite che ingenuità. Tu credi che io, in altre parole, dopo quello che abbiamo fatto, ti lascio con una creatura mia? Ma io sono troppo galantuomo, non posso permetterlo. E vuoi che ti permetta di dire tutto a mia madre? Vuoi farla morire dal dolore? Mio fratello, poi,
sarebbe capace di ucciderti. Dice, tu hai un fratello? Certamente, non te l'ho mai detto. Veramente no. Ho un fratello terribile. Dice, la tua famiglia dovrà pure essere comprensibile. Ok, abbiamo sbagliato, però adesso io ti voglio sposare. Dio mio, come sei? Ma quale mancanza? In fondo, che cosa abbiamo fatto? Dice, ma più di quello che abbiamo fatto, che cosa potevamo fare? Ma che tu la prendi troppo sul serio? No, io voglio rimediare a una mia colpa. Ma quale colpa? Tu che c'entri? Io sapevo quello che facevo. Mi sei piaciuto. Ci siamo voluti bene. La colpa è solo mia. Cosa vai cercando? Ma queste sono cose pazze. Dice, io ti compatisco perché sei troppo ingenua. Ma non lo capisci che mamma prima o poi dovrà accorgersene per forza? Come ho pensato io, non se ne accorgerà. Ma quindi hai pensato qualche cosa? Certamente, siedi. Io ho una zia, zia Margherita, la mamma di mamma. Allora è la nonna. Perché? La mamma di mamma è la nonna. Ah, già, la sorella di mamma. La sorella di mamma è la zia, non sa neanche questo, ma che bambina. Dunque... La zia Margherita, lei sa tutto. Sa tutto? E chi gliel'ha detto? Io! Le ho confidato tutto in una lettera e lei mi ha risposto consigliandomi così. Tra qualche mese dirò in famiglia che sento il desiderio di andare dalla zia Maria. Zia Margherita, che c'entra adesso zia Maria? Zia Maria è un'altra zia, severissima. Ma io vado da zia Margherita. Quando l'avessi scritto a questa zia... 4 giorni fa, dopo aver parlato col dottore. Hai parlato pure col dottore? Certamente, volevo avere la conferma. E poi ho scritto a zia Marianna. Ma zia Marianna, dice, tu hai detto zia Margherita. Zia Marianna è un'altra zia. Dice, ma tu quante zie tieni? Tre zie, Dice, ma sono tutte verità quelle che mi stai raccontando? Come sarebbe? Come sarebbe? Tu mi stai raccontando un sacco di fatti. Zia Margherita, zia Marianna, mo il dottore, zia Maria. Io che ne so se tutte queste persone esistono veramente. Quindi io sarei una bugiarda, eh? Grazie, sai? Grazie! Oh, dice, un po' di pazienza. Da 3 mesi siamo amanti, ma io non ti conosco. Io non so che cosa fai, dove stai, tua madre, tuo padre. Almeno dimmi dove stai di casa. E perché? Per poterti scrivere. E non mi scrivi già sempre fermo posta? Sì, ti scrivo fermo posta, ma dove stai di casa? Non te lo voglio dire! Questo fu il patto. Tu non devi sapere io chi sono e dove abito. Uffa, dice, ma se tu tutta un tratto mi vuoi mollare, io dove ti becco? Fermo posta! Ma io non ti lascerò mai, amore mio. Ti vorrò sempre bene. Veramente? Veramente. E dove stai di casa? Uffa, sei terribile! Oh, ma perché non lo posso sapere? Lo saprai quando sarà il momento. Ora vado, perché è tardi. Se mia madre torna a casa prima di me, non trovandomi, può anche morire dal dolore. E mo niente meno, muore in 4 e 4 8. Bello lui, è malata di cuore. Lui è malata di Povera cuore. Povera mamma. Se torna a casa e non mi trova, dice dove sta, dice dove sta, non mi trova. E muore. Muore. Ciao, caro. Ci vediamo dopo domani, la nostra solita giornata. Mi vuoi bene? Tanto. Anch'io. Dice... Tu non mi lascerai mai. Mai, amore mio. E dove stai di posto? Uffa! Non lo saprai mai! Vincenzo! Vincenzo! La vedi quella signorina che è uscita? Seguila! La vedi quella signorina? Sì! Seguila! E poi mi fai sapere dove sta di casa, eh? Vai, Vincenzo, vai! Vincenzo, dove vai? Vado a fare un servizio a Don Alberto. Vieni presto per mangiare. Sì. Ma stata prova pure un lavoro stasera. Ma che caldo. Che caldo che fa questo paese. Quelle sono fiamme che escono da sotto terra. Fiamme. E le mosche. Oh, la quantità e la qualità delle mosche. Ce n'è stata una che se la faceva tra il naso, l'occhio e l'orecchio. Io la cacciavo dal naso, che andava all'occhio, cacciava l'occhio e andava all'orecchio. Mosca da paura. Mosca da paura. Sì, scostumate veramente. Mi si è squagliata un sogno in casa.
Guarda, ma voi che avete combinato? Guardate, vieni qua. Mi siete rovinato tutta la giacchetta, mi siete rovinato, ma guarda. Ma io solo questa giacca tengo. E come recita mo stasera? In camera tengo un poco di benzina, vediamo che se con un poco di benzina si leva. Fa che la benzina non si leva. La benzina non si leva. Ah sì sì sì, con un poco di erba saponaria. Erba saponaria, che le peggio, che le peggio, non c'era, non si leva, non si leva. Ah sì 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 sì, un poco di acqua e ammoniaca, si va una bella strofinata. Vecina, ma cosa fa con l'acqua e ammoniaca? Che la macchia è grossa, non si leva, non c'è, non si leva, non si leva. Non c'è. Sa taglia! Sa taglia sto pezzo! Non taglia, taglia! Ma io dico tu vedi un povero disgraziato che ha passato in guai! Ma anche per educazione uno dice sì, se ne va, non si sa mai! Ah, ma c'è ma lunga. Che manino! Ma c'è lunga! Non pare il buffone! E non pare il buffone, dai! Il buffone lo farei stasera un po' così! Viola, vieni da prendere sta roba, forza! Fammi ah, un... finalmente siete venute, eh? Io credevo che si... eravamo morte subito! Siamo stati a fare la spesa, mamma. Che avete comprato? Ah, abbiamo preso un po'. Abbiamo preso un poco di pomodori. Stane per qua. Te un poco di carne, per noi un poco di insalata. Ma dove avete frutta l'altro qui? Ah, frutta, sì, sì, abbiamo preso due fichi secchi. Lei fa stanco. Abbiamo preso due fichi secchi perché ho visto che ci giravano le vespe intorno. Quando ci girano le vespe vuol dire che la frutta è dolce, è buona. Un carbone. Un carbone, sì, sì, signora, sì, sì, a costo un carbone, un carbone. Non c'è n'ha. Ah, sì, il ventaglio, il ventaglio, il ventaglio, mi raccomando, questo per soffiare. Però mi raccomando, mo che accendete il fuoco, non fate fumo, non fate fumo perché l'albergatore si è arrabbiato con noi, non vuole che facciamo fumo. Mi raccomando, quando accendete il fuoco, voi fate una cosa, abbassate le persiane, chiudete tutte quante le finestre, ci stanno i giornali vecchi, tappate tutte quante le fessure, capite che è così? Ma ci va a volte del zoccolo, non si respira. Un poco di pazienza. Quando dovete respirare, aprite la finestra e poi chiudete una tavola, avete capito? Accennate, ti dà il cerco tutto in voce. Sì, in voce, quello si è squagliato la zogna, in casa. Fammi per i. Ma non è niente. Guardate, guarda. Tu già stavi pulito, mo si chiunze vuse prima, ma quando ti spari, quando? Ma come uno si spara per la macchia in sogno dentro la sacca? Ma non c'è proporzione! E poi fosse stata colpa mia! E mamma pare, vuoi che mette sta sogna dentro la sacca? Ah, ma perché? Ma ti dirò capirlo in faccia! Esiste una teoria, c'è un metodo per portare la sogna! Si mette in tasca. Si mette in tasca. Quello ci stava il mercato, ci stavano le mosche. Io sono un artista distratto. Le donne dovrebbero fare le spese. Questo sì. Le donne. Ah. Ehi, e se capisce? Pare che quando è doppista che tu sangue a pulezza. Tene che sta scena vicina. E mo cucina. Posa da prova lavoro stasera. E poi mette da lavare giacchetta può fare città, Perché deve recitare. L'artista distratto. L'artista distrutto. Don Gennaro. Ma tenete solo sto vestito. Ma perché tu ti non guardaroba? Per due pezzi che tua madre cosa scusa e non fare il buffone, sa? Non fare il buffone. Ma sai che ti dico? Dopo sta recita io me ne vado a casa di mio fratello a Napoli e tu vai scavalcando montagna dove vuoi tu. E va buono, solo con un po' di tempo saponare, dai! Chi l'ha visto una saponare da capopede? Ma guardate, guardate, mi scostumate, ma vai da tuo fratello, dai! Va, che dopo facciamo i conti! Guardate là di chi mi innamorai, Guardate là, guardate! Cos'è niente? Sai che ti dico? Mamma! È tardi, andiamo a cucinare! Però da lì se non si fa niente, tu vivi tu. Mamma non vi preoccupate che vedo una mano pure io, si è innamorata. Chi lo voleva fare la prima attrice? Mamma, chi l'era già incinta? Stati sì. Mamma, ho figli, non ne ho suoi. Sì, se ce ne faccio una vita con bambini. Mamma, io Pato conosco. E stati sì. E uno avo di baffi. E basta. Stati sì. Che sono i gamberi dei comici che sono arrivati ieri mattina? Nenè, oggi voglio parlare proprio con quelli che ho combinato l'affare. E ho domandato e mi hanno mandato qua.
col signor Alberto d'Este. Proprio lui. Ah, mo vi servo su. Ah, sta arrivando, eccolo qua, non c'è potuto di parlare. È lui? Sì, signore. Don Alberto, c'è qui un signore che vuole parlare con voi. Oh, con permesso. Siete voi il signor Alberto De Stefano? Precisamente. Salvatore Di Martino. Piacere. Alberto De Stefano, piacere. Piacere. Accomodate. Grazie, grazie. Ah, eccoci qua. Mo, voi dite, questo signore da me che vuole? È giusto, giusto, giusto. 5 minuti di pazienza, E che nella vita ho fatto tutto, o meglio, un poco di tutto. Ecco perché mi trovo a questa età senza una posizione definita. E non vi nascondo che alle volte mi trovo nella condizione di dover saltare il pasto. Ma ben mi sta. Io sono contento, io sto digiuno con piacere. Contento voi. E l'ultima sciocchezza la feci quando me ne andai in America. Insomma, ho girato il mondo e la vita disordinata mi ha fatto diventare, come si dice, da poco squilibrata. Non sono cattivo. Non sono cattivo, sono buono. Sì, siete buono. Sono malato, ecco, questo sì, sono malato. Malato. A me, dottore, in Australia, lo sapete come mi definito? L'uomo pirico. Come? L'uomo pirico. Io mi accendo come se fossi polvere da spada. Per un niente, con maggi dice, sarei capace di distruggere la vita mia. Ora non si tratta di niente. Si tratta di mia sorella. Io per i miei continui viaggi l'ho trascurata, questo è vero. Mamma basta. E se non ci penso io a mia sorella, chi ci pensa? Se ho deciso di venire a parlare qua con voi è perché sono o non sono il fratello. E voi dovete intervenire. La vita che fa non è per lei. Voi sapete in che stato si trova ed io... Avete saputo che sì, signora, l'ho saputo. L'ho saputo, io come fratello intendo... Basta. Vorrei dire che mi avete preceduto. Ero intenzionato a venire io da voi, ma visto che vi siete presentato voi da me, allora ve lo dico subito bella chiaro e chiaro. Io amo vostra sorella e la voglio sposare. Voi? Io? Aspettate un momento, don Alberto, aspettate un momento. Voi sapete che... So tutto. Ve la sposate voi? Io? Chi sarà sposato? Mettete una pietra sul passato. Ma no, caro signore, io una pietra sul passato già ce l'ho messa. Adesso dovete mettercela voi. Ma io ce la metto. Ma parla questo, l'estelesto, come namo tutte le cose. Ah, perché vostra sorella sta qua. Ma sicuro ci parlo io, che problemi ci sono. Ah, allora facciamo così. Adesso io me ne vado una poca a mare, così state belli tranquilli, tranquilli. E voi parlate, calmi, calmi delle cose vostre, eh. Vabbè, è stato un piacere. Piacere mio. Arrivederci. Piacere mio. Ma che fortuna, ma che fortuna. Arab! Son chi, Arab? Che sta voce, frate? Ma mosco io, tu aspetta! Esce pure io! Andiamo a parlare col fratello! Uè, Salvatore, che vuoi? Perché sei venuto? Viola, sono venuto deciso per dirti che tu a sto morte fame lo devi lasciare. Ui, vada come parli, sai, stai attento con le parole. State zitto, state zitto. Viola, quest'uomo rappresenta per te miseria, fame. Ma proprio oggi ho parlato con Don Alberto De Stefano, galantuomo e signore. O quella ritta che ti vuoi sposare? E che mette una pietra sul passato. Ma che lo scemo, va a vedere con chi ha parlato. Ha già parlato con Don Alberto De Stefano. Ma come? Il sa sposa è si legittima una creatura mia. Oh, io non posso permettere. Che permettere tu, Ma quando mai hai condotto? Sto povero uomo, sto disgraziato. Il Don Alberto ha detto che se la sposa presto. So,
Se sono fatta la fortuna tua, ma sei capita? Ui! E tu non cercare di scombinare, se no ti spiezzecco! Stai attento per gli occhi! Ti spiezzecco! Stai attento per gli occhi! Perché tu vuoi che credevi che Don Alberto vi faceva venire a recitare qua per l'abilità tua? Ah, ma vattene, va, è arrivato Succone, è arrivato Bidrone, è arrivato! Quella è stata per causa di mia sorella, padre vicine. E ringrazia essi si stai mangiando, hai capito? So. Mo me ne vado. Vedo mezz'ora di tempo per parlare, per mettere d'accordo. Ma quando torno? Ha chiesto. Non lo voglio parecchio. Ce lo trovo ancora qua. Ho figlio per non bere. E ho voto a mano. Mi sono spiegato. E statevi bene. Viola! Viola! Io non penso che vuoi sentire quello che ha detto tuo fratello! Genna, ma tu a me che vuoi? Si trattasse di un altro? Ma a me Don Alberto mi piace assai! Ma mo dici in faccia! Viola! Guarda che se tu mi tradisci io sarò sanguigno! Ma vada all'occa! Vada all'occa! E voi state poco fuori! Via! E lasciato la salsa due po' fuori. Se non ci allungavano qua per l'acqua si portava, stavo bruciando tutto cose. E non ci perdiamo in chiacchiere che dobbiamo provare pure il lavoro di stasera, eh? E dopo provare dopo mangiate, eh? No. Io dopo mangiato mi debbo riposare. Non c'è no. Vuoi che decidi? Si prova adesso. Oh, provando. Guarda che lo su. Sì. Provamo adesso. Proviamo la scena di Malano. Sì, la scena del fratello e della sorella. La scena di Andrea Rossello. Andrea Rossello. Forza. Mamma! Sto guardando la salsa! E lascia un momento, no? Si brucia tutto cosa! Ma venghia! Quando cominciano le prove vanno via tutti! Mi pare una deserta! Una deserta! Viola! Viola! E un momento! Mamma, spicciati! Eccomi che sto venendo! Dai, sto qua! Guardate un po'! E che devi fare con sto Diana e Marta? Volevo far vedere se si è fatto, eh? Come si fa? Madonna, come adoro! Sì. E mi sa mettere il pepacchino! Sì, già l'ho messo! Ma c'è di maturà? Oggi c'è consulam! Questo è l'amore che avete per l'arte. Il maccherone è pronto laddove. Tu ce n'ha. Ma guardate un po'. Ma pure mangiare. Guardate un po'. Tu ce n'ha. Ma Vincenzino non ci sta. No, Vincenzino è andato a fare una commissione per Don Alberto De Stefano, ma lui la parte di Ciccino il cocchiere già l'ha fatta tante volte. Piuttosto ci manca il brigadiere del pubblico sicurezza nel finale. E chi mi arresta a me stasera? E come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Facciamo arrivare una lettera. A lettera, sì, facciamo arrivare una lettera con due battute di giustifica prima, in cui si dice che Andrea e il brigadiere sono amici d'infanzia. E possono esserlo, perché Andrea è un delinquente, Andrea uccide, sì, ma lo fa per onore, lo fa per onore. Arriva questa lettera che dice: caro Andrea, so cosa hai fatto. Sul tavolo ho il mandato di cattura per te. In nome della legge ti dichiara in arresto, viene te. Io mi piglio la mappatella e me ne vado, hai capito? Viene te. Rogina, scusate, ma a lettera chi la porta? Se teneva uno che la portava a lettera, teneva il brigadiere di pubblica sicurezza. Ah, facciamo... Arriva a Cielo. Arriva a Cielo, ma non fare il buffone. Che ne sa Cielo? Vuoi mettere alzata la capa? Ma uno alza gli occhi al cielo per pensare. Chi pensa alza gli occhi al cielo. Che ne sa c'è sti cose? Arriva sotto la porta. Ma non è sotto la porta? Cielo, il brigadiere mi ha detto alla puntata di far arrivare a lei. Quando lei dice Madonna Santa, tu fai arrivare la lettera qua. Ma qua? No, qua. Quindi qua? Sì, io la prendo, la leggo e me ne va. Hai capito? Quando dice Che casa! Appena finiamo queste prove ci meniamo tutti a mare. Sì. Ne vengo prima io di voi. Io vengo prima a te. Ma hai capito?
A me. Zerra che la porta. Che dopo risolviamo quel fatto di Don Alberto e Stefano. Zerra che la porta. So io come devo risolvere questa fatta. Zerra che la porta. E altro che zerra che la porta. No, no voi, zerra che la porta. Ancora, ma sei proprio scostumato, altro che zerra la porta. Non signore, battuta vostra, Andrea dice zerra che la porta. Sta scritto qua, sta scritto. È battuta ai copioni. E devi richiamare l'attenzione degli attori che le stanno parlando per i fatti loro. Un suggeritore d'arte richiama l'attenzione gli attori. Batte le mani e dice: signori, comincia la prova. Hai capito? Come volete voi. Signori, comincia la prova. Adesso devo dare un poco di istruzioni. Un poco di istruzioni. Allora, voi state morendo. Ci state morendo, state giù all'acqua. Tenete polmonite, bronchite, ci tenete tutte. Quando si apre il sipario contate fino a 5 e fate due colpi di tosse. Ma leggeri, leggeri. Una scena. Tu stai girando il decotto per tua madre. Sai che per tua madre non ci stanno speranze, quindi lo fai senza ansietà, ad essere un decotto rassegnato, un decotto rassegnato. A questo punto voi fate un colpo di tosse più forte, l'avete fa sentire, l'avete fa sciolocchia poco. Tu la guardi, vedi la sofferenza di tua madre, uno sguardo al cielo come per dire, ma no, figlia te. A questo punto sarà fa la porta ed entro io. Va bene, signori? Signori, comincia la prova! 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, piano! Piano, voi state morendo! Annesse due colpi leggeri, leggeri! Se a tosse in avvocate, non taglio! Se a tosse in avvocate, non taglio! Non è manina! O decotti! Colpo di tosse forte! Uno sguardo al cielo, ma lo pigliate! Sguardo al cielo, ma lo pigliate! Questo punto è dritto! Paura e niente. Che la fa porta, questa è una porta arrugginita nei panni. E voi a me ce ne mettete la zona in casa, anche mettetemi in casa. Non vado alla spiritosa, non vado alla spiritosa. Questa è una porta dei bassi. Ma la spiritosa è la verità. Questa è una porta dei bassi fondi in Napoli. Avete capito? Perciò. Questa è l'aria. Dobbiamo ricominciare da a casa. A cominciare la tavola. Questa è la porta. Zerra che la porta. A questo punto entro io, tragico. Zerra che la porta. Povere case mie. Povere sono mie. Zerra che la porta. Sta in zerra che la porta, in zerra che la porta. Ma voi non ti giri. Ma io devo creare la scena punta. Mamma sta morendo. Mia sorella è disonorata. Ma che state fare modo? Non lo devo dire. Come non sta scritto qua? Quando lo dite? Quando sta scritto sul copione. Quando Andrea siede affranto sulla sedia, allora dice zerra che la porta. L'attore deve creare la scena punta. C'è il dramma. C'è il dramma. Dobbiamo ricominciare per colpa tua. Hai capito? Tu devi dare solamente lo spunto. Un suggeritore d'arte ha solamente lo spunto. Amo ricominciare. A cominciare una tavola. Zerra che la porta. Lo spunto. Povere case mie. Povere sore mie. Povera mamma. Ma che ferite in casa? E tu non sei bene in sento come farà messo in piedi per essere più bella. Ah, è finta, queste sono sciabole, sono sciabole. Ma non si prepara una capa di questa maniera per una tragedia. Qua c'è scritto. Ma avete scippato? Guardate, guardate. Guardate. Dobbiamo ricominciare da qua. Ecco, senta un dito, senta un dito. È come già per un'altra volta. Zerra che la porta. Ma basta. Povere case mie. Povere sore mie. Povere mamma. Sraudo sa. Zerra che la porta. Zerra che la porta. E tu zerri subito la porta. Subito. Zerra subito. Andrei, tu non mi fai niente.
Andrei, tu non mi fai niente. Ma che se ti pare, mo? Tua madre sta morendo, hai paura di tuo fratello, Andrei, tu non mi fai niente. C'è la tragedia, c'è il dramma. Andrei, tu non mi fai niente. Andrei, tu non mi fai niente. Questa è un'esagerazione, questo è un dramma serio, vero? Andrei, tu non mi fai niente. Andrei, tu non mi fai niente. Dobbiamo ricominciare da qua. Dobbiamo ricominciare da qua. Bisogna ricominciare da qua. Povero, corazzo mio, mamma! Serra che la porta! Serra che la porta! Subito! Andrè, tu non mi fai niente! Andrè, tu non mi fai niente! Serra che la porta! L'ho già detto! Cioè, che già fa? Che sta scritto due volte? Ah, perché l'ha inserito due volte la porta. Che ne sai, che sta scritto due volte? Che sta scritto due volte? Tu sei analfabeto. E a forza di... Sei analfabeto. Fammi vedere. Fammi vedere. Statemi fermi. Andrea dice, inserito che la porta. Andrea, tu non mi fai niente. Inserito che la porta. Avete visto? Non ci sta scritto niente. Non ci sta scritto. Che ci sta scritto? Le didascalie, non si legge. Non si legge. Statemi fermi. Non si legge. La prima volta tu non la chiudi la porta. Ed è giusto. Perché per la prima volta vedi tuo fratello, hai paura di lui, sei disonorata e con la porta aperta hai sempre la possibilità di scappare. La seconda volta io ti guardo, sei sempre mia sorella, mamma sta a morire. Una lacrima furtiva e un poco più rassicurante ti dico, serra che la porta. Hai capito? E tu leggi le tascaline. Se non leggi dobbiamo ricominciare da capo. E mamma ricomincia da capo, hai capito? Guardate un po'. Già nata volta. Ai, povera così mia, povera sorella mia, povera mamma. Serra che la porta. Serra che la porta. Andrè, tu non mi fai niente. Andrè, tu non mi fai niente. Serra che la porta. Serra che la porta. E va serra che la porta. La seconda volta la chiudo la porta. E mo, rispondi a me. E mo, rispondi a me. Ma senza nascondermi niente. Ma senza nascopere niente. No, no, scopo. Senza nascondermi. Lo scopone. Non ci sta lo scopone. Senza. Ma tu non sai suggerire. Non sai suggerire. Io lo so a memoria il copione. Tu non devi gridare. Se no finisce che la commedia, il pubblico se la sente due volte. Una volta dal suggeritore e una volta dall'attore. Ma da essere un soffio. Un soffio. Un soffio. Un soffio. E mo risponde a me. Ma che si ti pare una soffia? Ma che si ti... E mo risponde a me. E mo risponde a me. Bra, così, così. E mo... Mo risponde a me. Ma senza nascondermi niente. Ma senza nascondermi niente. E capito. E capito. Noi capito, e capito. E capito. Noi capito, e capito. E capito. E vuoi arrivare sotto la sedia. E capito. E va perché tu devi gridare. Voi mi avete detto un soffio. E ho capito, ma se vedi che l'attore non ha capito, dici, hai capito, non ha capito ancora. Hai capito, non ha capito ancora. Hai capito. Ho capito. Un suggeritore d'arte sa quando deve alzare la voce. Hai capito. Vabbè. Hai capito. Vabbè. Come volete voi. Mi ammannazzo. E mo rispondi a me. E mo rispondi a me. Ma senza nascondermi niente, hai capito? Ma senza nascondermi niente, hai capito? Tu ci facevi amore con papele. Tu ci facevi amore con papele. Ma questa è battuta mia e battuta sua. La volete dire pure voi, vogliamo fare un coro. Perché hai detto la battuta? Chi l'ha fatto segno? Chi l'ha fatto segno? Ma come sono caduto in basso? Un suggeritore d'arte non indica. Eppure tu devi capire che non può essere battuta tua. Io ci potevo fare amore con papella. Ma io che ne sai, Cenna? Tu sai altre cose. Sai altre cose, dopo facciamo i conti per Donald. Sì. Hai capito? Non indicare, non indicare. Tu ci faceva amore con papella. Tu ci faceva amore con papella. Sì. Sì. E a quanto tempo? E a quanto tempo? Ad anno. Ad anno. Ah! Ah! Guardate qua brucia, ma fate fare questa cacca per la mano, brucia l'occhio, sale, tutto sale, guardate qua, soffiamo di più, di meno, fa brucia, adesso parte, bravo, fa la cacca per la mentre si prova. Quello non è niente, ma passi, hai ammannanzi, senza un occhio, senza un dito, portate la farmacia, la farmacia, gli ammannanzi, che non è niente, dunque, dopo
pa morte padre. Aspetta che bruci. Dopo com'è? Doppa morte patata. Doppa morte patata. Dopo. Dopo. E foste tuca. E foste tuca. No. E foste tuca, no. No, no, non dovete dire voi. E foste tuca che? Canie, ma non dovete dire niente più. Ah, e foste tuca e basta. E basta. E siete pazzo l'altro. Che soci, che e siete pazzo. Sei un ignorante te ne caccia. Io te ne caccia. Io te ne caccia. Io me ne vago. Non c'è io me ne vago. Che ci sta scritto? Non ci sta scritto niente. Non ci sta scritto niente. E foste tuca. E foste tuca. No. Vaggeritti, io vaggeritti. E questo qua che sono? Che sono? I sospensini. I sospensini non si leggono. E caccia dicere, foste tu che sospensivi. Si fa scendere tutta quanta l'intenzione. E foste tu che in questo caccia, e foste tu che incoraggiasti questo amore, e foste tu che lo facesti entrare in casa per la prima volta, ed è giusto. Perché lei mi interrompe subito e dice subito no, in uno slancio di innocenza. Hai capito? Leggi anche i punti di interpunzione. Vabbè. Io dico, e foste tu, ca! Tu mi interrompi subito perché sennò io dico, ca! Non c'è per mamma più. Ah. Vabbè, andiamo avanti. E foste tu, ca! Di meno. E foste tu, ca! No. 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 No, l'ha già detto, l'ha già detto. E foste tu, ca! No! No! Nadevo, tu devi precedere l'attore, non seguirlo! E io l'ho preceduto! Sì, l'hai preceduto! E foste tu, ca! No! No! Nadevo! E io l'ho preceduta! L'hai detto anche dopo! E caccia fa, caccia sta nato non, è sciuto nato, caccia sta... È sciuto nato, ci stanno due, no! E foste tu, ca, no, no! E foste... Guardate, questa è foste tu, ca, no, no! È giusto! È giusto, sì, è giusto! Perché io dico, foste tu, ca! Lei in uno slancio di sincerità dice no! E poi dice il secondo no come per dire credimi, credimi, no! Quindi no! No, credimi, credimi! E foste tu, ca! E foste tu, ca! No! 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 Nato no! Non ci abbiamo, ma che già fa? Che hai vissuto nato? No, ci stanno tre no, ci stanno. E foste tu, ca, no, no, no! No, no, no! Ma guardate un po' con chi sono finita! E foste tu, ca, no! No, no! E che già fai, lo c'è? Questo perché leggi solamente a destra. Il secondo no, no, non è il suo, è il mio, ed è giusto! Io dico, e foste tu, ca! Tu in uno slancio di sincerità dici no! Punto esclamativo. A quel punto io dico no! Punto interrogativo. E a quel punto tu dici no! Punto e basta. Hai capito? Leggi l'interpunzione. Tre interpunzioni, tre intenzioni diverse. Avete capito? Ah, capito. Stanno tre no. Ah. Allora, e foste tu, ca! E foste tu, ca! No! No, no, questo è il terzo, no, tu no, devi fare il primo, quello col punto esclamativo, no, io faccio il punto interrogativo, no, e poi punto, no, punto e basta, hai capito? E foste tu, ca! E foste tu, ca! No! 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 No, no, no. Questo è mio, terzo! Ah, si può essere, oh, è dolce, è dolce, è dolce! Hai sbagliato, questo è il terzo, si sì, errore umano mestre, errore umano mestre, ho fatto il terzo. No. E foste tu, ca! E foste tu, ca! No! No, questo è il mio, questo è quello col punto. Devi fare quello col punto esclamativo. Ma è forse duca! No! 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 Oggi capito, dammo là! Dammo là! Se cacciano due ne! Se caccia! Io dico, è forse duca! Io dico e foste tu ca, lei dice no, io ci credo subito e io mando. Perché non possiamo perdere tempo dietro a due, hai capito? Se tagliano due, sì. E foste tu ca. E foste tu ca. No. Che credo.
A questo punto viene il racconto patetico di Lucella. Sì, 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 viene il racconto patetico. Ma era aiuto a Domenico, tu faticava a fonderia, io stavo solo. Mamma era aiuto a Domenico, tu faticava a fonderia, io stavo solo. Io mi ha fatto la pizza capo marondo. C'è il dramma, c'è la tragedia, devi far sentire l'intenzione. Mamma era aiuto a dormire, che voi dite, io era aiuto a dormire. Tu faticava a fonderia, oh figlio mio faticatore, io stavo solo. Avete capito? Forse. Mamma era aiuto a dormire, io aiuto a dormire, tu faticava a fonderia, oh figlio mio faticatore, io stavo solo. Allora esse con una scusa trasette rindovasci, io non voleva fa tras, fu esse. Allora esse con una scusa trasette rindovasci, io non volevo fa tras. No, allora... no, è monotono, no. è monotono. Esse con una scusa trasette rindovasci, poi c'è la tua innocenza, io non volevo fa tras, e poi lui il bruto, fu esse. Hai capito? Allora esse con una scusa trasette rindovasci, Di più. Qui non c'è. Di meno. Non volevo fare. E mi facette mille promesse, mille giuramenti a me. E mi facette mille promesse, mille giuramenti. Questa è una canzone, la vogliamo mettere in musica, la vogliamo mettere. E mi facette mille promesse, mille giuramenti a me, la bici. E mi facette mille promesse, mille giuramenti. Ah, una pece. Metti sta panza in te che si vede. Dobbiamo mettere il busto. E mi facette mille promesse, mille giuramenti. Ah, una pece. Allora essi io non mi voglio sentire, allora essi mi afferrai per i capilli. Io non ne volevo sentere, allora esso mi afferrai per i capelli. E non tirare capare che sta stappando la bottiglia, quello ti sta tirando i capelli. Allora esso, mi deve possedere. Allora esso il bruto mi afferrai, torci, mi afferrai per i capelli. Allora esso mi afferrai per i capelli. A questo punto ti butti a corpo morto ai miei piedi. A corpo morto, ai tuoi piedi. Sì. E che faccio? La cida chiesta. Io ci devo a te a essa, capito? A te a essa. No, da Gennaro. Se perdoni, una creatura. Come sa da faccia? Ci sta la piccella. Ci sta la bambina. Sta la creatura. Come sa da faccia? Solo per la bambina, facciamo dei pochi e battute prima malzì. Andiamo. Allora essa, ma... Afferrai per i capelli. Bravi. Permettete che assisto alle prove? Ma prego, voi siete il padrone, tenete i soldi e accomodatevi pure. Grazie. Tieni imbossato le sguardo, so. Smettilo di guardare, che sennò stasera finirà la tragedia veramente. Faremi pagliacci. Ammannanzia. Allora esse mi afferrai per i capelli. Chi le mo si sposerà? No! Scusate, perché ridete? Questa è una tragedia. Io mi credevo che era una parodia. Certo, perché non conoscete i presupposti. Va bene. E se continuiamo così, finirà la tragedia veramente. Andiamo a Nanzi. Sì, mo si sposerà. No! Maritta Serpentina! No! Soggiungo a mamma! No! Perché è la sta gamba! No! Perché io! La giacci! Voi state morendo! Ma vi pare che uno che sta morendo già? Ma quale colpa? Dovete fare qualcosa, un sospiro adesso! Lacci! E magari morite veramente! Ripetiamo! Questa volta senza grido! No, perché io! Lacci! Bravo! Madonna santa! Madonna santa!
pacca fa? No, niente, è arrivata la lettera. La lettera? Questo mi pare una pacca postale. Mi pare una pacca. Ma te l'hai detto qua? Ah, è arrivata una lettera. Oh, chi sarà mai? Che brutto presentimento. Oh, che brutto presentimento. Ah, è il mio amico brigadiere. Vediamo cosa. Guarda un po'. Ah, caro Andrea, sul tavolo ho il mandato di cattura per te. So cosa hai fatto. Non voglio farti passare la vergogna di camminare nel vicolo in mezzo alle guardie a manata. In nome della legge ti dichiaro in arresto. Vieni sì. A questo punto io vengo arrestato. Mamma d'amore, tu resti sola, ma l'onore trionfa, hai capito? Questa è la giustizia di Dio. Io ti avevo pregato, lascia stare mia sorella. Don Santotto, ma noi stavamo solamente provando, eh? Ma che ti provavano, ma la mamma! E voi permettete che chi le se l'abbraccia e non dicite niente? Come che ve ne importa? Voi avete detto che ve la volete sposare? Io? A chi la là? Ma là no! Donna Albe, questa è mia sorella! Ah, caro signore, allora c'è stato un equivoco, io parlavo di un'altra, non certo di vostra sorella. Un'altra ragazza! Hai capito tutte le cose, hai capito? Tu che mi hai detto? Chi lo vuoi sei cagnato? E si omme tu, prima dici una cosa e poi te la niente. Senta, amica mia, non mi niente, proprio niente. Io parlavo di un'altra, non di vostra sorella. No, paro mia, io non so scemo, io non so scemo. Quello che ti ha fatto cagnare pensiero, è stato sto morchefa! Ma guarda che io ho fatto lo scenario di Bergerac! Ma guarda tu, io ho fatto l'amleto, sai che è l'amleto? Fermatela! Fermatela! Voi non vuoi! Fermi! E fate! Madonna! Ma è successo! Ma è successo, Madonna! Bruciano i piedi, acqua mi prega, sangue, brucia, i piedi spezzati,